freschissime. Ecco con noi Diego Carli, pronto? Ah, eccoci, buonasera, buonasera e tanti complimenti per la playlist che voi fate delle canzoni talmente nuove che ancora non sono state scritte. Lei sa che noi siamo felici quando lei è con noi, perché ci dà delle news che non ascolteremo mai. Mai, ma neanche non potrete neanche sentirle da nessun'altra parte, questa è una cosa bella, sai? Che dice? Sono notizie che i giornali hanno paura di dare, ma noi siamo talmente avanti che siamo la playlist delle notizie. Bravo, bravo. Le sentiamo con le orecchie aperte, guardi. E cominciamo subito, quindi direi subito un benvenuti alla rassegna stampa dei giornali che non vedrete mai in edicola. e cominciamo con il Corriere della Sera. Sì. Mattarella dichiara: votare non serve all'Italia. Un po' come Sanremo, costa un sacco di soldi e il vincitore non piace mai a nessuno. E a proposito di Sanremo, Samuele Persani torna a cantare al festival. Questa è una bella notizia. Dichiara: non vado a Sanremo per vincere, e del resto con quei cognomi lì non c'è da preoccuparsi. Bella questa, bella. Sì, hanno parenti. Passiamo alla stampa. Mario Draghi dunque sarà il premier incaricato e si dice fiducioso del voto della maggioranza. Sì. Che dopo il ritardo al voto in Parlamento di Ciampolillo, voi ricorderete, che si era assentato per motivi fisiologici, ha pensato bene di fornire allo stesso un bel tappo. Bene. Passiamo a Repubblica. Anche se non farà Berlusconi, la differenza, insomma. È una differenza sostanziale. E Berlusconi, pensate, Berlusconi che non molla mai, il cavaliere, cambia la sua opinione su Mario Draghi. Ve ne accorgerete qual è la differenza tra uno che va a puttane e uno che ve lo mette nel di dietro. Lei mi sta attento perché mi entra sulla rubrica di Faoro di Fama qui, attento. Noi non abbiamo peli sulla lingua, ma no. Come diceva un vecchio comico, tantissimi da un'altra parte. Bene, allora, oppure come sempre diciamo lo stesso comico, non abbiamo peli sulla lingua, ma tantissimi, vabbè, l'abbiamo già detto. Bene, allora il messaggero, oppure, anzi la battuta era così, non abbiamo peli sulla lingua, ma se ce li abbiamo non sono i nostri, sono di qualcun altro. Il messaggero, parliamo del messaggero. Preoccupante incidente stamattina a Luigi Di Maio durante la riunione in Parlamento. Oh, il ministro degli affari esteri è scivolato accidentalmente attraversando un gerundio presente e avrà per almeno 15 giorni. Tutta la redazione gli fa gli auguri di pronta guarigione. E a proposito di Movimento 5 Stelle, attenzione, altri due deputati grillini se ne vanno dal partito. Ancora? Sì, si va verso un governo tecnico al posto del vecchio governo perito. Bene. Questa battuta è per pochi e arriverà a casa tra una settimana. Anche di più, credo. Esatto, voltiamo pagina e passiamo all'osservatore. Si può dire anche romano. Del perito, no, ma qui c'è un gioco quasi. C'è un gioco quasi magistrale. Si dice Kallenburg. Non so cosa sia, ma comunque mi piace perché suona bene. L'osservatore romano: il Papa in visita in Congo. Vista la profonda piaga dell'AIDS, dichiara che in casi estremi si possa usare il preservativo. Sì. Matilana! Ecco. Continuano gli scontri sulla sessualità tra laici e cattolici. Voi sapete questa diatriba, no? Sì. Sulla sessualità tra laici e cattolici, sul Kama Sutra la Chiesa non ha ancora preso una posizione. Intanto adesso passiamo ai fatti di cronaca. Comunque devo dire che si è dimenticato che i teatri rimangono chiusi, ma no, comunque i teatri rimangono per questo motivo, perché volevo ricordarglielo, sa.
tra laici e cattolici, i teatri naturalmente rimangono chiusi purtroppo, e mi date giustamente un aggancio per la pagina degli spettacoli che si uniscono purtroppo alla cronaca. Orrore in casa Buongiorno, ancora una volta è stata trafugata la salma di Mike, una seconda volta, però è stata rispedita mezza salma alla famiglia con un bigliettino con scritto lascia ora doppia. questa è brutta. Questa è cattivissima, ma del resto le notizie non sono sempre buone. Ah, però giusto, voi mi date un aggancio per dire che i teatri sono chiusi, ma finalmente una buona notizia. Oh. In Arabia Saudita finalmente le donne potranno guidare, però non potranno parcheggiare. e su questo siamo tutti d'accordo. Ancora televisione, Michele Misteri, ricorderete, certo, il dramma di Avetrana. Michele, certo, Misteri parteciperà alla nuova edizione di MasterChef. No. Questa cosa è molto interessante, con il suo personale menù a base di strangolapreti, animelle al forno e affogato al caffè. Io bene, qui mi fermo. E qua io direi di firmarci, però non è ancora finita, perché siamo nel periodo di carnevale. Siamo bel mezzo del carnevale. Amanda Knox è stata fotografata con il suo nuovo costume ad una festa. Si è vestita da Anna Maria Franzoni. Bene. Non l'ha cambiato molto. Siamo in un periodo gioviale, allegro, simpatico. È un periodo strano per queste notizie. Dove è stato in questo periodo, signor Carli? Sono stato a San Marco a fotografare 5 vigili che arrestavano un arpista in protesta. Perché i teatri sono chiusi, ma anche all'aperto non si scherza. Concludiamo con l'eco di Bergamo con le notizie. Tutto, ci vediamo la prossima volta. Signor Carli, lei è sempre un grandioso artista che ci fa sempre satira, e questa è satira naturalmente, che ci fa ridere. Grazie mille di nuovo, ci sentiremo fra una quindicina di giorni, credo, se lei ne ha voglia. Bene. Grazie mille. Quando il governo sarà formato, così avrà notizie fresche. Benissimo. Ciao Diego, grazie a tutti, arrivederci.